IGEA, l'amministratore unico Michele Caria interviene sul futuro dell'azienda alla luce dei 7 esuberi dichiarati nei giorni scorsi. Parkinson, i malati del Sucis Iglesiente pronti a protestare per l'esclusione della patologia dalla riforma sanitaria regionale. Solidarietà, ai nostri microfoni l'appello del parroco Don Amilcare Gambella ai benefattori del territorio. Sport. Stamattina l'amministrazione e la società del Carbonia Calcio hanno effettuato un sopralluogo negli impianti di Via Balilla, dove la squadra potrebbe iniziare la preparazione pre-campionato. Buon martedì 22 agosto a tutti i telespettatori di Canale 40, benvenuti a questa nuova edizione del nostro TG. Apriamo il nostro telegiornale parlando di lavoro e specificatamente dell'avvertenza IGEA. L'amministratore unico conferma la volontà dell'azienda di chiudere un reparto e contestualmente di voler intraprendere le soluzioni migliori per i dipendenti in esubero. Vediamo. L'amministratore unico di IGEA, Michele Caria, interviene dopo le polemiche delle settimane scorse per la decisione di avviare le procedure per il licenziamento di almeno 7 unità lavorative nel dibattito che riguarda il futuro dell'ente, informando che a fronte della chiusura di un reparto l'azienda si prepara ad accogliere 100 lavoratori a Tifras. Per il manager il laboratorio non è più sostenibile in termini economici e quindi andrà chiuso. A ogni modo l'admin ha dichiarato di essere pronto a prendere in considerazione l'eventualità di riqualificare le figure professionali in eccesso e di provare a individuare altre soluzioni che non siano quelle del licenziamento tout court. Atteggiamento che le organizzazioni sindacali hanno considerato positivo in attesa di un futuro confronto nel merito degli argomenti, con dei distinguo tra la posizione della CISL e quella delle altre due sigle, CGIL e UIL, più sul metodo che sul merito delle questioni. Una situazione, quella di IGEA, che in tutti i modi si è cercato di rimettere dalla giusta carreggiata, cercando di far quadrare i conti dopo le angosciose vicende giudiziarie che solo 3 anni or sono, nello scandalo generale, avevano colpito l'azienda. Adesso cambiamo argomento e parliamo di Parkinson. I malati del Sucis Iglesiente protestano per il mancato inserimento della loro patologia nella nuova riforma sanitaria regionale. A proposito di ciò abbiamo intervistato il presidente dell'associazione Roberto Ledda. Guardiamo il servizio. Siamo in compagnia di Roberto Ledda, presidente dell'associazione Parkinson del Sulcis Iglesiente. In questi giorni sale l'apprensione tra i malati di Parkinson nel territorio e più in generale in Sardegna, perché la nuova riforma ospedaliera a livello regionale non tiene conto della vostra patologia in termini appunto di riconoscimento della cronicità e dei servizi che appunto dovrebbero essere riconosciuti a chi soffre questa determinata condizione. State organizzando, eventualmente, se l'assessore alla sanità Luigi Arru non dovesse accogliere le vostre richieste, una manifestazione a Cagliari. A Cagliari il 5 di settembre ci riuniamo tutte le associazioni di Parkinson della Sardegna, Sassari, Nuoro, Cagliari e Carbonia, per protestare, per chiedere all'assessore di rivedere le sue posizioni, perché non è possibile che una malattia così invalidante come il Parkinson non sia tenuta conto di inserirla nel piano regionale della riorganizzazione ospedaliera. Questo cosa significa? Se non verrà inserita avrete meno servizi? Ecco, la regione pensa di mandare il servizio che dà a noi malati di Parkinson, di portarlo a livello ospedaliero, togliendo gli ambulatori per il servizio che ci offrono. Quindi noi, se abbiamo necessità di una visita specialistica, dobbiamo andare in ospedale e bisogna vedere chi troviamo, se troviamo un neurologo, se troviamo un neurologo che cura il Parkinson, eccetera. Queste cose qui per noi sono deleterie, perché non riusciamo a capire come possono fare una riforma non tenendo conto di queste cose. Chiudiamo questa prima parte del nostro telegiornale parlando del nuovo bando della Regione Sardegna per il finanziamento delle start-up innovative. Vediamo. La Regione Sardegna informa che dal mese di settembre potranno essere presentate le domande per partecipare al nuovo bando di sostegno alle nuove imprese innovative. Uno strumento che permetterà l'erogazione di risorse economiche a tutte le start-up che prenderanno forma nell'isola grazie al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e al POR 2014-2020. Gli aiuti saranno concessi in forma di sovvenzione ai sensi del regolamento dell'Unione Europea e tramite procedura valutativa a graduatoria.
Potranno presentare domanda le micro e piccole imprese in possesso delle ulteriori caratteristiche indicate dalle disposizioni attuative e operanti nei settori ammissibili in riferimento alle aree di specializzazione identificate dalla Smart Specialization Strategy della Regione Sardegna. Le domande dovranno essere inoltrate dalle ore 12 del 18 settembre alle 12 del 31 ottobre 2017, solo tramite via telematica attraverso il sistema informatico della Regione Autonoma della Sardegna. Bentornati in studio per questa seconda parte del nostro TG. Apriamo parlando dell'avvio dei lavori negli impianti sportivi periferici di Sant'Antioco. Sentiamo insieme. L'amministrazione di Sant'Antioco informa che presto inizieranno i lavori di completamento dell'impianto sportivo di Trilussa. L'opera verrà ultimata grazie a un finanziamento regionale di oltre 26.000 euro e i lavori dureranno per almeno 30 giorni. Secondo l'assessore allo sport Roberta Serrenti, lo sblocco di questo nuovo investimento permetterà di dotare la periferia antiochense di edifici sportivi che garantiranno nuove opportunità di aggregazione e socializzazione. Infatti, l'impianto entrerà in funzione in una zona della città densamente abitata, ma quasi priva di centri sportivi e opportunità di intrattenimento. Un auspicio e una convinzione condivisa anche dall'assessore ai lavori pubblici del comune Francesco Garau, che ha spiegato l'iter di realizzazione dei lavori a partire dalla sistemazione del rettangolo di gioco e della recinzione che delimita il campo, fino alla creazione di una rete esterna per circoscrivere l'intera area dalla struttura, tribune e spogliatoi compresi. Per i due assessori questo intervento è orientato al futuro e sarà solo il primo, in quanto l'amministrazione è già all'opera per reperire le risorse necessarie per intervenire su altre strutture sportive comunali. Cambiamo argomento adesso e parliamo della presa di posizione del capogruppo dell'UDC in regione Gianluigi Rubiu in merito all'esclusione del territorio dalla ciclovia turistica regionale. Guardiamo insieme il servizio di Manolo Mureddu. Il capogruppo dell'UDC in Consiglio regionale, Gianluigi Rubiu, è intervenuto nella polemica che da alcuni giorni contraddistingue rapporti tra diversi esponenti politici del territorio e l'amministrazione regionale in merito al mancato inserimento del Sulcis Iglesiente nella ciclovia della Sardegna. Secondo Rubiu, la decisione di cancellare il Sulcis Iglesiente dalle cartine geografiche è l'ennesimo schiaffo nei confronti di un territorio già fortemente colpito dalla crisi economica, dalla chiusura delle industrie e di molte altre realtà produttive in ogni settore. Per Rubiu, l'inserimento delle piste ciclabili del Sulcis Iglesiente nella ciclovia regionale e nazionale potrebbe dare un nuovo rinnovato impulso allo sviluppo del settore turistico nel Sulcis Iglesiente, anche grazie alla conformazione geografica dello stesso. Ma purtroppo, per ora, come afferma l'esponente dell'UDC, questa opportunità è stata negata dal presidente della regione, Francesco Pigliaru. A proposito di ciò, l'esponente centrista, con un'interrogazione urgente presentata alla giunta regionale, chiede l'immediato inserimento dei percorsi ciclabili del territorio nella cartina geografica nazionale. Nel frattempo, l'amministrazione regionale fa sapere di aver stanziato 5,7 milioni di euro finalizzati sia alla riconversione dei tracciati ferroviari storici, sia alla creazione di percorsi integrativi di collegamento alle infrastrutture originarie per il potenziamento della rete ciclabile del Sulcis Iglesiente. Chiudiamo questa seconda parte del nostro TG parlando dell'appello del parroco di San Ponziano, Don Amilcare Gambella, ai benefattori per il sostegno dell'opera caritatevole della Chiesa. Vediamo. Siamo in compagnia del parroco di San Ponziano, Don Amilcare Gambella. La Divina Misericordia, associazione caritatevole di volontariato presente in parrocchia, è impegnatissima a sostenere i tantissimi cittadini che nel comune di Carbonia sono in gravissime difficoltà dal punto di vista economico e sociale. La Divina Misericordia ha bisogno però a sua volta di essere sostenuta da tutti coloro che vogliono sostenere appunto questa opera caritatevole. Intanto non è solo la Divina Misericordia, ma è tutta la comunità parrocchiale, perché se prendiamo le Vincenziane, l'Apostolato della Preghiera, l'Azione Cattolica, sono tutti concentrati per un discorso concreto di aiuto nei confronti dell'altro. Il problema estivo è un vero e proprio problema, perché tutti vanno in vacanza, ma la fame non va in vacanza. E allora reperire qualcosa diventa più difficile. Non vorrei che il mio fosse un appello, ma semplicemente una riflessione. Se qualcuno
ritiene più opportuno cercare di essere solidari con noi per queste persone che hanno necessità, lo faccia volentieri. Sarà un po' di verdura, sarà della frutta, sarà un discorso di abbigliamento, sarà anche un discorso di pasta, di pelati, di pizze. Ecco, la sistematicità e la perseveranza in quest'ultimo periodo l'abbiamo avuto proprio per le pizze e per il pane, che non ci viene mai a mancare, certo in forma insufficiente per quello che sono le necessità. Ripeto, la fame non va in vacanze in estate, anzi si sente di più. Direi ancora di più, quella provvidenziale acqua che ci veniva da tempio e che già da 2 anni non c'è più stata data, perché ci davano dei pallet di bottiglie d'acqua, e credo che quest'anno la necessità si sia sentita ancora di più. Noi abbiamo un erogatore che depura l'acqua e quindi la diamo volentieri, però se avessimo qualche società che imbottiglia l'acqua e che regolarmente ce la desse, sarebbe anche questo tutto di guadagnato, perché anche l'acqua è un bene prezioso che bisogna andare a comprare. E a chi si devono rivolgere i cittadini che vogliono contribuire a questa opera caritatevole? In che orari? Che vengano direttamente in chiesa, perché c'è sempre qualcuno, e poi gli daranno delle dritte particolari. Incontrando me possono chiedere a me, incontrando quelli della Divina Misericordia possono chiedere, incontrando quelli delle Vincenziane, Azione Cattolica Apostolato della Preghiera, perché si tratta di sinergie per venire incontro alle concretezze delle necessità di questi giorni. Bentornati in studio, apriamo questa terza parte parlando della manifestazione Aperitivi Scientifici al Via Oggi ad Iglesias. Dalla giornata di oggi Iglesias ospiterà nuovamente il ciclo di divulgazione scientifica dal nome Aperitivi Scientifici. L'evento, organizzato dall'Associazione Culturale Agorà, si articolerà con una passeggiata che partirà alle ore 19.30 in piazza Conte Ugolino e si protrarrà lungo le mura pisane. Sarà ospite privilegiato dell'evento l'astrofisico Emanuele Congiu, che illustrerà a tutti i partecipanti le bellezze e i misteri della sfera celeste. Una manifestazione che già nella precedente edizione ha riscosso l'attenzione e la partecipazione di molti curiosi appassionati e che si pone come obiettivo quello della divulgazione scientifica e dell'accrescimento culturale per tutta la società. Il ciclo di eventi continuerà anche nelle prossime settimane. Il 7 settembre prossimo si svolgerà nel porto di Portovesme la cerimonia che permetterà il passaggio di consegne tra il tenente di vascello Rocco Chiuri e il tenente di vascello Paolo Renzi, che ne prenderà il posto. La cerimonia avrà luogo alle ore 10.45 nella nuova banchina dei traghetti. Il 23 agosto Iglesias ospiterà lo scrittore, sceneggiatore e autore Massimo Spiga, che per l'occasione presenterà il suo ultimo lavoro Paradox, edito da Acherum Books. L'evento, organizzato dall'associazione Argonautilus nell'ambito della Fiera del Libro di Iglesias, prenderà il via alle ore 19 in Piazza Picchi e sarà l'occasione per discutere di fantascienza, horror e critica sociale. Chiudiamo il nostro TG parlando di sport e specificatamente degli sviluppi in merito all'agibilità dello stadio Zoboli del Carbonia Calcio e alle alternative per l'inizio della preparazione pre-campionato. Vediamo le interviste che abbiamo realizzato tra i tifosi della squadra. Stamattina i rappresentanti del Carbonia Calcio hanno effettuato un sopralluogo negli impianti di Via Balile a Carbonia insieme all'assessore comunale Valerio Piria e ad alcuni tecnici del comune per verificare lo stato di salute del campo che potrebbe ospitare, in attesa del completamento dei lavori allo stadio Zoboli, la squadra per l'intero periodo della preparazione pre-campionato. A ogni modo, sia l'assessore che i rappresentanti della società si sono dimostrati ottimisti sulla risoluzione finale delle problematiche inerenti lo storico stadio della città. Ma per avere un quadro più certo dei tempi, si aspetta il comunicato ufficiale dell'amministrazione comunale, che verrà divulgato nelle prossime ore. Mentre i tifosi della squadra, supportati anche dal parroco di Carbonia, Don Amilcare e Gambella, manifestano preoccupazioni, auspicando il desiderio che la struttura sportiva sia pienamente agibile per il mese di settembre, quando il Carbonia dovrà esordire in Coppa Italia in campionato. Parlo come cittadino di Carbonia, nato e vissuto a Carbonia, ma anche come parroco. Non possiamo non avere la squadra di Carbonia e non possiamo
non avere la disponibilità dello stadio, giustamente in quei limiti di servizio che può richiedere l'amministrazione, che la società può dare, però è necessario che ci sia la disponibilità di queste strutture e il Carbone farà molto bene. Noi tifosi invece dal canto nostro auspichiamo una velocità in questo, perché si parla di inagibilità dello stadio e a quello che ci risulta è un'inagibilità per quattro fesserie, e stiamo parlando di quattro estintori, due porte. Adesso attendiamo, non so, ulteriori notizie, ma a quanto pare sono una giornata, due giornate di lavoro. C'è la Somica che ha in mano la situazione, che si sbrighino. Noi la preparazione dobbiamo iniziarla, anzi siamo già in ritardo. Auspichiamo che questa amministrazione venga incontro al Carbone a Calcio. Noi tifosi ci teniamo tanto, non è una lotta politica, è una cosa per la città. Niente di che. Per il nostro Carbonia! Per la nostra città! Il nostro telegiornale termina qui, vi ricordo che in seguito andrà in onda Noase in Curzu a cura di Guido Cadoni. Vi ringrazio per averci seguito e vi do l'appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.